raccontare un brutto vivere da vicino. E gli ho detto: Signore, ma queste persone che hanno perso tutto, che sono stati strappati dalla loro famiglia, che sono stati sventrati dal terremoto, ora che fai? Che fai adesso? E mentre pregavo mi è venuto in mente viva l'immagine di Giobbe che abbiamo ascoltato nella prima lettura, un uomo giusto, perseguitato, incompreso, abbandonato da Dio, che però non lo fu. E nel momento più terribile, dopo essere stato abbandonato da tutto, verso tutto, verso la sua famiglia dispersa totalmente, lui si rivolge con solo la forza dei deboli. Ha detto: ma io so che il mio redentore è vivo. E si ergerà ultimo sulla polvere. Sì, la polvere. Il terremoto è polvere. Quando sono arrivato il primo momento a Pescara, del pronto, era buio ancora, ho visto solo polvere, tanta polvere. Il terremoto è polvere che ha accomunato paesi fratelli, da Amatrice a Pescara del Tronto, che un tempo facevano parte di una sola diocesi. Ecco perché è bello oggi, secondo me, ed esprime fraternità la presenza di Monsignor Domenico Pompili, vescovo di Terni, oggi vescovo anche di Amatrice e di Alcuri, ma anche di Monsignor Petrocchi, vescovo dell'Aquila, dove io ho conosciuto la sofferenza del dopo terremoto che mi ha presto a viverla anche qui. Ma mi appresto a viverla come padre, perché il padre io sono, il vescovo è un papà, e come tale deve stare in mezzo alla gente, sempre. Vescovo però, mi ha detto, e ho letto sui social, non ci ripetere le solite cose di voi freddi, che in queste circostanze avete sempre parole per tutto. No, è giusto che voi lo diciate, anzi, è giusto che voi lo crediate, anzi, diciamolo insieme, Signore, tu parli, ci dici sempre le stesse cose, ma qui abbiamo perso tutto, capisci? Ma tu dove stai? Apparentemente però non ho ricevuto nessuna risposta. Eppure, se appena, amici miei, ma soprattutto a voi, se appena voi guardate oltre le acque, voi scorgerete qualcosa di più profondo. Nessuno di noi, e anche voi come oggi, potete testimoniare che il terremoto, con la sicurezza, può togliere tutto. Tutto, eccetto una cosa, il coraggio della fede. Il coraggio della fede. Ecco perché queste solite cose che noi ripetiamo, che oggi ripeto, non sono solite cose convenzionali, ma sono una scialuppa di salvataggio quando uno si trova in un mare in tempesta. Senza questa sorgente di speranza che la fede, noi saremo, e voi in questo momento sarete, in un lastrico di miseria, abbandonati, perché oggi i riflettori sono accesi, domani si spegnerà. C'è una pagina nella bellissima avventura di Don Camillo che narra di una sera malinconica nella quale questo originale parroco dovette affrontare il dramma di un'alluvione che aveva complicato terribilmente la speranza della sua gente. La porta, leggo dal libro di Giovannino Guarisi, la porta della chiesa era spalancata. Si vedeva la piazza con le case annegate e il cielo grigio e minaccioso. Fratelli, disse Don Camillo, le acque escono tumultuose dal letto del fiume e tutto travolgono, ma un giorno esse torneranno placate nel loro albero e ritornerà a splendere il sole. E se alla fine voi avrete perso ogni cosa, sarete ancora ricchi se non avrete perso la fede. Ma chi avrà dubitato della bontà e della giustizia di Dio sarà povero e miserabile anche se ha perso ogni cosa. Don Camillo parlò a lungo nella chiesa della strada e deserta, e intanto la gente immobile sull'argine guardava con la luce differente, come in questi momenti è giusto, ma perché Dio fa questo? E continuò.
arrivò a guardare questa calamania, vennero i ricordi delle relazioni, le donne si inginocchiarono, le campane suonarono. Amici, le torri campanarie dei nostri paesi, che hanno dettato i ritmi dei giorni e delle stagioni, sono crollate, non suonano più, ma un giorno continueranno a suonare, riprenderanno a suonare, e sarà il giorno della Pasqua. Ce l'ha assicurato San Paolo nella seconda lettura, che non parlava per scherzare, perché diceva che se per mezzo di un uomo è venuta nel mondo la morte, per mezzo di un uomo verrà anche la risurrezione dei morti. Paolo sapeva bene che Dio non è tenuto a già darci gli spiegazioni. Quello che fa non ci deve spiegare. Il suo non è un teologico, non c'è nulla di più lontano da lui, dalla nostra filosofia. Eppure Paolo, però come Giobbe, condivide una fede difficile, sa che Cristo ha la passione dell'impossibile. È Dio che tenta, è Dio al quale riescono le cose che gli uomini giudicano follia, assurdità, tutto, tutto per lui, se succede. Quelle cose che nemmeno gli apostoli durante un'improvvisa tempesta riuscirono a capire all'istante. Maestro, non ti importa nulla che stiamo affogando, mi dicono quando la barca trova l'acqua. E lui in passato dice, uomini di poca fede, perché avete dubitato? Al tuo Dio, Don Giovanni, non importa nulla se noi vogliamo, mi ha detto un giorno. Dio sì, è vero, pare da cielo. Le nostre sembrano delle chiamate che non hanno risposta. Io però lo so cos'è, è un padre. E un padre non può mai dimenticare la sua fedeltà. E allora, anche se noi lo intendiamo, non sarà quello. In quei momenti ci capisce fino in fondo, ma ci indica però qualcosa. E se stiamo attenti, è la scelta di Santa Faccia. C'è un segno questa sera, quest'oggi, amici tutti, che vorrei condividere con voi. Il primo giorno del terremoto, che era verso le 18:30, mi sono avventurato solo con un amico perché volevo andare in chiesa a vedere cosa era rimasto. Era pieno di macerie, ma non vado adesso, che pericoloso, no, non vado, perché devo andare a recuperare il mio crocifisso. Questo crocifisso viene nella stessa ora, a 2 metri dalla chiesa, i vigili del fuoco stavano recuperando due bambini, una la più grande, Giulia, era riversata sulla più piccola, Giorgia. Giulia morta, Giorgia viva, erano abbracciati, è l'abbraccio tra la morte e la vita, ma mi sembra che abbia vinto la morte, la vita, la piccola Giorgia. E allora mi viene in mente ha detto poc'anzi nel Vangelo, dice alla donna che piange suo figlio, non piangere, e dice ragazza, ragazzi, dico a te, anzi, l'avrei fatto anch'io, la piccola non lo so, non ci riesco, però so che Dio non abbandona. E adesso, ancora una volta, mi ritorna nel cuore la domanda che mi hanno fatto e che non hanno fatto voi, ed è giusto che ve lo facciamo. Adesso vi dico, che si fa? Perché il terremoto è la fine, un buio notturno che viene a strapparci la vita. Però la nostra terra non si scoraggia. Mi rivolgo soprattutto a voi giovani, e non solo a quelli che sono qui, ma anche ai giovani che hanno perso la vita. Voi sapete come tra i tanti morti ci siano diversi ragazzi. Allora permettete che rivolga soprattutto ai ragazzi un pensiero, a voi ragazzi. Noi siamo in un tempo di guerra. Oggi si combatte un po' dappertutto, anche il terremoto è guerra. Anche il terremoto è guerra perché la natura non ci perdona e noi dobbiamo difenderci. Ecco perché è saggio imparare a dialogare con la natura e a non provocarlo indietro. Ma in natura mi è venuta però in mente anche un'altra immagine. Il terremoto è come un
quando tu arrivi, quando si arriva, quando l'aratro arriva alla terra, l'aratro ferisce, spacca la terra, la frantuma insorge, è violento l'aratro. Ma l'aratro ferisce, è però lo strumento vivo per una nuova rinascita, per una nuova vita. Si apre per preparare la terra a un nuovo aratro. Gli sismologi tentano in tutti i modi di prevedere il terremoto, ma solo la fede ci insegna come superare. La fede, la nostra difficile fede, ci indica come riprendere il cammino. Io ve lo indico con due immagini, con i piedi per terra e il volto di mezzo per il cielo. La solidarietà, oggi rappresentata in maniera solenne dalla presenza del Presidente della Repubblica, al quale ricordo il mio deferente saluto, dal Capo del Governo, dal Presidente della Camera, del Senato, dalle autorità, dai politici, da ogni autorità, dalle molte associazioni di volontariato che in questi giorni si sono fatte sentire con un amore che mi ha commosso, dai tanti amici che sono venuti oggi a mostrare la loro concreta vicinanza, dalla solidarietà espressa soprattutto dal Papa, dai vescovi della nostra regione, dalle chiese di tutta Italia, come quelle di tutti il mondo. Grazie a tutti. La solidarietà è una parola importante. La solidarietà tra i ragazzi, tra gli amici, tra gli amici. Ci fa tenere i piedi pensati per terra e ci insegna ad abbracciare tutti con un abbraccio che ci consenta di affrontare le difficoltà insieme per costruire solo insieme il mondo. Gli occhi però devono guardare in alto. Guardare in alto, pregare, e poi avanti con coraggio a lavorare, a rimanere avanti. Così ripeteva San Biggio Rione, che è il papà della mia congregazione religiosa esperta di terremoti. Ave Maria avanti. Amici tutti, mi rivolgo soprattutto a voi, non abbiate paura, non vi lasceremo soli. Diversi di voi mi hanno detto non ci abbandonare. Per quanto mi riguarda, vi dirò, non vi abbandono, non abbiate paura. Non abbiate paura di creare la vostra sofferenza. Ne ho vista tanta, ma mi raccomando, non perdete il coraggio. Non perdete il coraggio. Perché solo insieme noi potremo ricostruire le nostre case e le nostre chiese. Insieme soprattutto potremo ridare vita alle nostre comunità e l'assemblea di quest'oggi che raccoglie l'Italia in un abbraccio straordinario attorno a questa dignità e la volontà politica, civile e spirituale di tutti noi di essere una famiglia, un impegno che spero non duri l'arco di giorno.